Benvenuti all'apertura del nuovo Museo delle Scienze che io, in qualità di nuovo direttore, ho deciso di inaugurare con il più grande diamante del mondo. Per proteggere questo gioiello di inestimabile valore, ho chiesto al comandante Lazar di scegliere i più abili fra i suoi agenti. Ehi, cercavo proprio una scarpa di questa misura! Lasciala! È una scarpa Esmeralda e quei preziosi sono un disegno d'artista! Però mi calzava pennello! Non ha importanza! La scarpa Esmeralda è stata creata per un famosissimo duca! La sinistra è stata rubata e è rimasta soltanto la destra! Povero duca, dovrà camminare zoppo! Ehi, guarda là! La prendo, la prendo! La prendo, la prendo! Oh! Il diamante! Qui c'è qualcosa che non va, i diamanti sono infrangibili, quella non è un diamante! C'è stato un furto, bloccate le uscite, perquisite i presenti! Mahoney, Jones, fermate quell'uomo! Corre troppo veloce per essere così grosso. Meglio così, Jones. Pensa un po' se fosse magro. Mi dichiaro in arresto. Che cosa è successo? Quel tizio mangia palle da bowling! L'importante è che non scambi noi per i suoi birilli. È là! So io come farlo uscire. Attenzione! I muri della casa sono pericolanti! Correte un grave rischio! Uscite fuori immediatamente! Muri pericolanti? Ah, non penseranno che sia così sciocco da cascarci! Oh, dicevano sul serio! Aiuto! Lasciami andare! La casa sta cadendo come un castello di carte! Eh? Ehi, non vale! Voi state imbrogliando! C'era il trucco! Dov'è il diamante? L'ha gettato in questo bidone. Questo qui? Ne sei sicuro? Certo, sicurissimo! Guarda, il bidone nascondeva un tunnel. Chiunque vi si nascondesse, ora è fuggito col diamante del museo in tasca. A chi hai passato, il malloppo? Non voglio andare in gattabuia. Ricevo ordini via telefono. Ecco, il numero è nel taschino. Pronto, prigione di stasca. Skids, sono io, ho il diamante. Perfetto, fammelo avere adesso, solita procedura. Sei un genio, Skids. Chi penserebbe di cercare un diamante nella prigione di Stato? Non certo gli sbirri. Senti, ho da fare, ti richiamo. Maxi, dove stai andando? Esco, ho scontato la mia pena. Da questo momento sono un lestofante in pensione. Sentirò la tua mancanza. Sei sempre stato il mio idolo, non scorderò mai il tuo esempio. 40 anni fa scavasti un tunnel nelle gioiellerie riunite per compiere la rapina del secolo. Già, le scarpe Esmeralda. E il furto stava per avere successo quando una recluta ficcanaso mi colse con le mani nel sacco, Lazar. Però riusciste ad ingannarlo e a scappare con una scarpa. Nascosi subito la scarpa rubata, ma questo non impedì a Lazar di incriminarmi e gettarmi in gattabuia. Maxi, non puoi ritirarti, ho un lavoretto fatto apposta per te. Questa è la pianta del Museo delle Scienze dove hanno esposto l'altra scarpa. Dovrei rubarla di Cilide a Mialetta, così completerò il paio, ma non c'è pericolo, vero? No, se seguirai il mio piano. Ok, Skids, mi hai convinto, sarò tuo complice. È stata tutta colpa mia. Io ho addestrato quegli agenti. Forse sono troppo vecchio, capitano. Forse è ora che vada in pensione. Sarebbe straordinario. Cioè, volevo dire straordinariamente sbagliato. Per noi sarebbe una perdita inconsolabile. Guardi, capitano, abbiamo una pista. Il ladro riceveva ordini dal penitenziario. La mente del furto è dietro le sbarre. Ah, questa è l'idea più balzana che abbia mai sentito in vita mia.
Alcuni di noi potrebbero vestirsi da galeotti e andare a vedere. Oh? Sì, mi piace. Davvero? Certo, mi solletica l'idea di sapervi dietro le sbarre. La galera è il posto più adatto per tipi come voi. Siete detenuti nati. Perché non andate tutti quanti in missione? Non si può, capitano. Servono agenti per il Museo delle Scienze. Non si preoccupi, comandante. Risolveremo il caso. Che cosa? Chi è stato? Qualcuno mi ha parlato. È difficile lasciarsi alle spalle tutto questo. Eh? Maxi rilasciato! Fu il mio primo arresto! Ehi, ma questo è il giornale di oggi. Un criminale a piede libero si aggira in città. Non è possibile, si sarà sicuramente ravveduto. Voglio rivederlo, sarà come ai vecchi tempi. Comandante Lazar, come mai qui? Cosa sei venuto a fare nella mia prigione? Shh, sono in incognito, Warden. Sto seguendo una pista. Fa finta di non conoscermi. Sarà un piacere. Grazie, sei molto gentile. Bene. Dov'è Maxi Malloy? È già uscito di galera oppure è ancora dentro? Oh, non riesco a vederlo. Come mai? Forse è meglio che lo aspetti fuori. Non è ancora uscito. Oh, sì, ottima idea. Mi raccomando, ragazzi, nessuno deve sapere che siamo poliziotti o saremo fritti. Certo, Maoni, staremo attenti, non temere. Non fiate... Ehi, ragazzi, che cosa ci fate qui? Come mai siete vestiti da detenuti? Non ci sono più divise alla centrale? Ok, siamo fritti. Speriamo che siano vegetariani. Quello sbirro parlava con voi, è un vostro amico? Ma chi, lui? Se è colpa sua, se siamo qui. Maledetto sbirro! Maoni, ma cosa? Scusami tanto, ora devo andare. Ehi, come facevo a conoscere il tuo nome? Beh, lo sanno tutti chi è cane pazzo Maoni. Sì, io non lo so. Ho fatto 10 anni ad Alcatraz. Mi hanno spedito qui per cattiva condotta. Diglielo anche tu, vecchio leone Jones. Tranquillo, Jones. Meglio portarlo via, non mangia da giorni. Mi presento, sono Shazzy Capellone. Mi avevano mandato la sedia elettrica, ma l'ho fusa. Non fatico a crederci. E io sono Swijak, detto osso buco. Osso duro? Proprio così, buco o duro. Perché quando faccio pugni riduco i miei avversari. Sì, a fettine. Ehi, cane pazzo, vieni qui. Mi chiamo Skitz e in prigione sono il boss dei boss. Che vuol dire? Che nella mensa hai un posto di riguardo? Non soltanto questo, amico. Sei invitato a pranzo, abbiamo affari da discutere. Lazar sospetta qualcosa, ma non mi avrà. Ehi, autista, un pneumatico posteriore si sta sgonfiando. Ehi, autista, un passeggero ti sta soffiando l'automezzo, non restarci troppo male, eh? Ecco, questa è la corriera, ma dove sarà finito il conducente? Sta entrando in quel cantiere, ma certo, cerca un lavoro per redimersi. Ma è meglio seguirlo senza farsi riconoscere. Ehi, ma sì, certo, mi farò un travestimento. Allora, di che si tratta? Dunque, prima di parlarvene, voglio informazioni sul Museo delle Scienze. Nessuno di voi c'è stato ultimamente? Tutti, la scorsa notte eravamo tutti in servizio. In servizio? Ma che cosa voleva dire? Che ci eravamo travestiti da donne di servizio per studiare un colpo audace. Beh, metteteci una pietra sopra, quella roba è mia! Certo, Skitz, non ce ne occuperemo più. Mi dispiace, se vuoi posso strisciare. Non c'è bisogno, un infortunio capita a tutti, una volta. E un po', Zed, quanti poliziotti c'erano di guardia al museo? Vuol dire noi compresi?
Che cosa ho detto? Non ho sentito. Perché non giochiamo a palle di purè? Per poco non rovinavi tutto. Già, tutto questo cibo lì sprecato. Sono in servizio, ho urgentemente bisogno di un costume. Beh, questo è l'unico che abbiamo. Va benissimo, Maxi non mi riconoscerà mai. Glielo pagherò domani mattina. Oh, ma dove sta andando? Unità 58, unità 58. Sì, prigione di stato. Kids, sono Maxi. Qualcuno deve aver avvertito la polizia. Il museo è pieno di sbirri. Troverò la spia, tu non preoccuparti. Uscirò di prigione questa notte stessa. Tentiamo insieme il colpo. D'accordo. Appuntamento alla cava di Catramme dentro la statua del dinosauro. Laggiù ho nascosto la scarpa smeralda che ho rubato. Ti insegno io a origliare, stupido sbirro! Proprio come i bei vecchi tempi, e Maxi usi sempre lo stesso martello pneumatico! Come avrà fatto a riconoscermi? Mm? Alto là, signorina, ispezione di controllo. Devo assicurarmi che nessun criminale si nasconda tra i panini. Vecchio leone, cane pazzo, stanotte si evade. Bene. Alle 10, state pronti. Non dirmi che ti sei fatto prendere! Te lo dico, invece, sono stati quei due sbirri a riportarmi dentro. Ecco chi ha avvertito la polizia! Lamarro, Osso Duro, Capellone, venite qui! Vecchio leone e cane pazzo sono sbirri. Questa notte li faremo fuori durante l'evasione! Quei due sono delle spie! Ecco la fine che si meritano le spie! No! Sabotare la fuga di stanotte è l'unico modo per salvare Jones e Mahoney. La cella numero 12. Rimuovi la gratta con circospezione senza fare chiasso. E questo tu come lo chiami? Wow! Dove hai trovato tutta quella roba? Nella mia cella, cosa credi? È il frutto di anni di duro lavoro. Presto, ragazzi, andiamo, prima che si accorgano della nostra fuga. Oh no, Maxi Malloy se n'è andato, che peccato, nemmeno stavolta ho fatto in tempo a salutarlo. Beh, sarà per la prossima volta, ora continuo la ricerca. C'è un gorilla in libertà! Oh, meno male, Callan, forse puoi aiutarmi, hai visto per caso... È come andare al camping, la stessa identica cosa. Da un calcio alla grata, Zed, il rumore metterà in allarme il secondino. Ops. Bravi, ottimo lavoro, ragazzi. Davvero, vi dico la verità, Maxi è entrato nel museo. Lasciatemi andare, per favore, voglio solo salutarlo. Togliete la maschera a questo buffone, voglio vedere la sua stupida faccia. Niente da fare, capitano, la cerniera è inceppata. Non c'è problema, disinceppo la cerniera. No, Tackleberry, aspetta, non puoi farlo. Io sono Lazar, il tuo comandante. Certo, e io sono il mitico King Kong. Davvero, sono Lazar, posso provarlo? La tua segretaria si chiama Betty, come farei a saperlo se non fossi Lazar, eh? Sì, ma il nome della mia segretaria non è Betty. È vero, volevo dire Berenice. No, no, nemmeno quello. Ah, già, è Barbara, no? Era Brenda, non mi ricordo... Rinchiudetelo in uno stanzino, domani mattina lo portiamo in manicomio! Belinda, Bertolda, Berengaria, Beverly, Beatrice, Brunilde, Benetti, Bessie, Betta, ecco sì, Barbie! Non posso credere che non mi credano, è incredibile, non ci posso credere! Thank you.
Che fortuna! È Maxi! Ehi, Maxi, sono qui! Ehi, ehi, Maxi, sorpresa! Ma mai più, Cheetah! Ehi, l'uomo gorilla sta rubando la scarpa Esmeralda! Non mi ha riconosciuto stavolta. Maxi, aspettami, arrivo! Inseguiamolo! Pochi metri e saremo di nuovo in prigione. Iniziate a scavare! Intanto noi ci sbarazziamo di questi cosi. Ehi, cosa sarai tu, bestione? Dobbiamo fare qualcosa e alla svelta! Giusto, cominciamo a scavare! Non da quella parte, da questa! Oh, che c'è di meglio di un tuffo per rilassarsi? La farsa è finita, vi dichiaro in arresto per tentata evasione. Che cosa degli altri poliziotti? Ma chi siete voi? Poliziotti Mahoney e Jones a rapporto, signore. Potrebbe prestarci la sua auto. Sì, certo. Mi raccomando, ragazzi, appena uscita dal carrozziere, fate molta attenzione. Non si preoccupi. Tieni forte, stiamo per attraccare. Funziona lo stesso. Seguiamo quei battelli. Percorso leggermente accidentato, perdiamo tutti i pezzi! Speriamo che al museo le cose vadano un po' meglio! Ehi, Skids, fammi uscire di qui! Teniamo lontano il maltotto! Non ce la farete! Ehi, Sesata, hai visto? Il dinosauro è vivo, si muove! Come faccio a vedere se mi chiudi gli occhi? Si può sapere che cosa ha combinato? Ci ha aiutati a prendere Skids e un sacco di refurtiva. Oh, guarda che roba! E io che stavo cercando Maxi per salutarlo in nome dei bei vecchi tempi andati. Veramente lo credeva un lestofante pentito. Sì, per lei è giunto il momento della pensione. Ehi, aspettate un attimo! Cos'è questa fune? Oh, sorpresa! Ok, Lazar, mi hai messo nel sacco. A manetta mi facciamo la finita. Va bene, Maxi, sei tu che l'hai detto. Oh, ma guarda un po'. La scarpa destra. Il simpatico vecchietto l'aveva nascosta e il comandante Lazar l'ha ritrovata dopo 40 anni. Bella forza, tirando una fune, già. Tutti quanti sono bravi a tirare funi. No! Diceva, capitano? Avevo capito bene.